esagerato, ha voluto mettere le mani sulla mia salute e sulla mia dignità, ha voluto calpestare la Costituzione, ha voluto farsi beffe delle garanzie che il governante presta al governato. E allora io non ci sto più. Io il 20 giugno sarò con voi a Firenze, in piazza Santa Croce, sarò con il movimento 3V, perché io voglio riavere la mia dignità di uomo. Ciao, sono Stefano Manera. Anch'io sarò presente sabato 20 giugno alla manifestazione per la difesa dei nostri diritti costituzionali. È una manifestazione che riguarda tutti, perché i nostri diritti sono ogni giorno ormai sotto attacco, anche quei diritti che avevamo considerato intoccabili e assolutamente scontati. Quindi spero di vedervi numerosi e speriamo tutti di poterci abbracciare per poter condividere, per poter trovare una soluzione presto, una soluzione rapida, una soluzione vera per quello che riguarda un grossissimo e attualissimo problema. Pertanto, a presto, a sabato. Sono Maurizio Martucci, portavoce dell'Alleanza Italiana Stop 5G. Il 20 giugno sarò a Firenze per continuare a difendere nei diritti costituzionali la salute pubblica, seriamente minacciata da un'overdose elettromagnetica senza precedenti, la più grossa sperimentazione a cielo aperto mai condotta nella storia dell'umanità. Il 5G è un grave pericolo per tutti, anche per l'ecosistema. Ci può salvare solo la Costituzione, salviamo la Costituzione. Massimo Fioranelli, medico, professore universitario. Saremo a Firenze il 20 giugno perché abbiamo il dovere di lasciare ai nostri figli una società migliore di quella che abbiamo ereditato. Vogliamo che la sanità e la sicurezza della salute si coniughi con i diritti civili e con i diritti costituzionali. Vogliamo una stampa libera che susciti nella popolazione uno spirito critico sugli eventi che abbiamo appena vissuto. Saremo a Firenze perché vogliamo salvare la Costituzione. Ciao, sono Paolo Orio, presidente dell'Associazione Italiana Elettrosensibili. Parlo a nome di tutte le persone affette da elettrosensibilità, patologia causata dall'inquinamento elettromagnetico che tende ad aggravarsi determinando grave disabilità. I nostri malati sono spesso costretti a isolamento, ritiro sociale, perdita degli affetti, del lavoro, per limitare la loro esposizione a radiazioni elettromagnetiche presenti a livello ambientale sempre più in modo massiccio ed invasivo. Gli elettrosensibili perdono quindi i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione come il diritto alla salute e il diritto al lavoro. Vi invito pertanto tutti, numerosissimi, alla giornata del 20 giugno a Firenze, salviamo la Costituzione. Ciao a tutti, in questi due ultimi anni di attività parlamentare abbiamo visto troppe volte purtroppo la nostra Costituzione vilipesa e tradita anche nelle aule parlamentari e in questi ultimi mesi ancora di più ci sono stati negati e continuano ad esserci negati dei diritti fondamentali che sono sì costituzionali ma soprattutto sono diritti naturali e sono diritti umani. A questo assolutamente noi dobbiamo dire di no, dobbiamo farci sentire e per questo vi invito tutti insieme a trovarci il 20 giugno a Firenze nella fantastica manifestazione organizzata da M3V. Salviamo la Costituzione. Spero sia chiaro a tutti che viviamo in una dittatura mascherata da democrazia rappresentativa e non a caso l'illusione della libertà, cioè il fatto che siamo né più né meno di schiavi, si è frantumata nelle ultime settimane con questa psicopandemia. Stiamo vivendo anche in un paese in cui gli ultimi governi, tutti legittimi, cioè non votati dal popolo sovrano, stanno usando e usano la Costituzione come carta igienica per pulirsi il di dietro, vuoi per scopi privati, vuoi per scopi lobbistici. Quindi penso sia arrivato il momento di salvare il salvabile, cioè di salvare la Costituzione, per cui vi invito a venire tutti sabato 20 giugno a Firenze alla grande manifestazione pubblica. Facciamoci sentire, contiamoci. Sono Rossella Ortolani, insegnante di scuola primaria. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana. Ripartiamo da questo articolo per rifondare la scuola. C'è bisogno di una scuola reale, di una scuola inclusiva,
di una scuola che rispetti il diritto di ogni bambino di esprimere quello che è, senza paure né costrizioni. Salviamo la Costituzione. Buongiorno, sono Luca Speciali, medico chirurgo e agronomo nutrizionista. Sono presidente dell'ANPAS, l'Associazione Medici per un'Alimentazione di Segnale, che è un'associazione che conta quasi 900 medici in Italia. E sono anche direttore editoriale scientifico dell'Altra Medicina, una rivista che è presente in edicola tutti i mesi. Parteciperò all'incontro del 20 giugno a Firenze, Salviamo la Costituzione, e voglio invitare tutte le persone di buona volontà ad essere presenti per difendere i diritti costituzionali che in questi mesi sono stati gravemente violati. Un caro saluto a tutti voi da Cosimo Massaro. Stiamo vivendo un determinato periodo storico molto particolare, dove una vera e propria guerra economico-monetaria sta distruggendo il nostro paese. Un periodo storico dove anche della nostra carta costituzionale se n'è fatta carta straccia. È un periodo dove sta dominando l'usurocrazia. Per questo motivo, il movimento 3V Libera Scelta, il 20 giugno dalle 17 alle 20:30 in Piazza Santa Croce a Firenze, sta organizzando una manifestazione dal titolo Salviamo la Costituzione. Sono stato invitato a parlare, insieme a tanti altri importanti relatori, a questa manifestazione. Vi invito tutti a non mancare. Un caro saluto da Cosimo Massaro. Il giorno 20 giugno sarò a Firenze, insieme ad altri, in Piazza Santa Croce, perché voglio gridare che la Costituzione non è un optional. Le leggi scritte dai nostri padri, sono, leggi sacre e nessuno le può bypassare. Io sono per la Costituzione.